vostra idea? Se lei rammenta, io ho lanciato la campagna già nel grande contenitore di Io Sono Ambiente, quella lì di Plastic Free, cioè una sottocampagna. Cioè liberiamoci del monouso, uso e getta, di queste bottigline per esempio, o contenitori inadeguati che invece poi troviamo dovunque. E quindi penso che sia giusto che l'istituzione che è rappresentata, rappresenta i cittadini, sia la prima a dare il buon esempio. Se poi a livello europeo mi sembra ancora più giusto perché va incontro a quelle che sono le iniziative dell'Unione Europea sull'argomento. Per cui è un forte gesto anche fortemente simbolico, però aggiunge anche un altro passaggio, che è quello di iniziare un percorso, che è la cosa che ci interessa di più. In questo senso poi si può tranquillamente fare, non è impossibile, c'è la tecnologia per farlo, se c'è la volontà si fa, noi inizieremo a fare sicuramente. Ecco, quindi è un'idea che lei estende a tutta l'Unione? Io l'ho lanciata qui appositamente, perché se l'Italia questa idea la vuole coltivare, ma magari questo è il palcoscenico per poterlo dire anche ad altre nazioni, e perché no, trovare anche dei percorsi che nell'ambito poi tra l'altro della politica che già l'Unione Europea si è lanciata in questo settore a farsi con la riduzione delle plastiche, pensiamo per esempio alle plastiche che troviamo nei mari, no? Noi siamo per 2/3 bagnati dall'acqua, come Italia intendo dire, quindi a noi ci sta particolarmente a cuore. Non ho trovato indisponibilità, il che non vuol dire che accade, però non ho trovato indisponibilità, già mi sembra un buon passaggio. Ma come questo. In Italia ci mettiamo dei target, cioè entro un certo anno. No, adesso andiamo a verificare chiaramente, perché adesso incominciamo a raccogliere anche adesioni, perché il target nasce anche dalle adesioni, altrimenti rischia di diventare utopia, e invece noi dobbiamo essere molto concreti, per cui io direi cominciamo a raccogliere adesioni, il target è lo step 2, però intanto iniziamo.